Isola d'Elba. Praticamente ogni civiltà mediterranea ha lasciato un segno qui. Gli etruschi estraevano il minerale, i romani scoprirono il granito. Cosimo de' Medici, Filippo II, Napoleone Bonaparte e altri politici erano qui. L'isola incarna il fascino e l'unicità di questa terra, ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Di nuovo, io e il mio grande amico Agostino abbiamo deciso di trascorrere le vacanze estive su Elba. Perché non ce li che fanno. Variabili. Li fa giocare Libia al voi. Certo. Ciao, sono scendata la roba. Sì, perché quando mangi. Sono belli. Quando bevi quella roba qua, un boccone di. Nel nostro piccolo villaggio, ad un'altitudine di circa 200 metri sul livello del mare, è abbastanza tranquillo. Non c'è l'internet, telefonate infinite e ragazze che distraggono. In tali condizioni naturali, lontano dalla tecnosfera, è molto bello concentrarsi sulle tue cose preferite. Vale medievale un calcio, vengo da anni in città. Se non vedo, non c'è mai finito. Giornalaccio qui. Ora capisco perché vari guru spirituali scelgono luoghi e condizioni simili. Tra le spiagge preferiamo Chiesi e Pomonte, situate nella parte occidentale dell'isola. Capo San Bartolomeo sorge tra questi villaggi. Il terreno delle spiagge ha una costa rocciosa. Ecco le masse di rocce di granito, adatto per i ponticelli in acqua, specialmente per noi. Eccezionale. Emozione per sempre. Sono passati 20 anni da quando sono arrivato in Italia per la prima volta in una felice occasione. Dopo così tanto tempo, Agostino non è solo un amico per me.
ma come secondo padre e mentore. La vita, come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio dobbiamo continuare a muoverci. Gli italiani sono la nazione più solare, positiva e amichevole che io conosca. E anche, senza dubbio, uno dei più talentuosi del pianeta, allegri, temperati e agili. Allo stesso tempo sono molto lenti. Il famoso piano piano è come una rigorosa osservanza della legge, ma gli italiani hanno il tempo di fare tutto nella vita. L'Italia è una fonte inesauribile di ispirazione ed emozioni positive. Adoro le sue stradine accoglienti, illuminate da luci festive, l'aroma di aghi e pasticcini, nonché i volti amichevoli delle persone con un meraviglioso senso dell'umorismo che mi ha dato l'opportunità di guardare il mondo con occhi diversi, per cui sono molto grato a loro.